Sotto la neve pane, sotto l'acqua fame. Un motto popolare che sintetizza la differenza fra una nevicata e un rovescio, magari violento, d'acqua. La neve, dal latino nix nivis, fa davvero bene alla terra, che trae beneficio dalla riserva idrica, la quale lentamente si propaga attraverso un assorbimento graduale che evita peraltro dannosi ristagni e persino rischi di natura idrogeologica. Non solo, la coltre nevosa protegge dal gelo, vero nemico, le coltivazioni. Fave, piselli, spinaci, finocchi e quant'altro ringraziano questa forma di tutela generata dal fatto che i fiocchi sono composti da una porzione di acqua e ben 9 di aria. Aria che funge da cuscinetto termico preservando il calore che deriva dal terreno stesso, così da impedire la presenza di deleterie escursioni e salvaguardare le nasciture piante. Hortus per i latini, ma al plurale più nel significato di giardino, giardini, parco, parchi. L'aggettivo olitorius è da intendersi con ciò che ha a che fare con un campo coltivato a ortaggi. Il plurale antico di questo nome si trova al femminile, ortora, ortura, curioso. Ma cos'è l'orto in generale? È un appezzamento di dimensioni variabili in cui si coltivano appunto ortaggi, ma anche fiori e alberi da frutto. A seconda dell'estensione si può parlare di orto familiare o di orto industriale o di speculazione. La parola orto evoca l'orto botanico, viridarium, l'ortolano, l'olitor con o senza l'H, l'orto agrario, l'orto chimico, l'orto dei semplici per erbe medicinali, l'orto pensile, in religione il celebre orto di Getsemani o degli ulivi, Gesù, e ancora espressioni quali, per limitarci, ognuno coltiva il proprio orto ad orticello e non poteva mancare, vai a zappar l'orto. Occupiamoci per uno scorcio, un attimo, anche della pesca, visto che è di sua competenza. Anche il mondo della pesca ha ovviamente le sue criticità. Nella pesca abbiamo uno strumento finanziario molto più modesto come dimensione economica. Il gemello del PSR della pesca è il POFEAMP, dove FEAMP significa Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca. Il FEAMP è un programma nazionale nel quale interagiscono il Ministero delle Politiche Agricole e tutte le regioni italiane. Le regioni finanziano la realizzazione delle infrastrutture dei porti di pesca. Non stiamo parlando della realizzazione di un vero e proprio porto, non facciamo moli, però tutte quelle cose che servono per un approdo in sicurezza, per un lavoro che tuteli l'incolumità dei pescatori nei bacini portuali maggiori, lo facciamo col FEAMP. Per esempio a Pescara si debbono rifare tutte le opere, tutti i parabordi, cioè praticamente gli interventi che consentono alle barche di ormeggiare senza sfasciarsi contro i moli, e quelli li finanzia il FEAMP. Si debbono realizzare anche delle piccole strutture che permettono ai pescatori di aggiustare le reti, e questo si fa con il FEAMP per consentire un lavoro che non sia fatto all'addiaccio. In questo momento attraverso il FLEG, i FLEG sono i gemelli dei GAL,
rispetto al mondo della pesca. Attraverso il flag di Pescara si stanno realizzando dei piccoli chioschi che permetteranno alle barche che ormeggiano nel porto canale di Pescara di vendere direttamente al pubblico i prodotti del mare e anche di trattarne una prima lavorazione. Poi i problemi dei pescatori sono altri, nel senso che i problemi dei pescatori sono i problemi del mare e quindi l'inquinamento e quindi la rarefazione degli stock ittici, sono i problemi dei predatori. È fondamentale un intervento di ripristino di una funzionalità adeguata dei depuratori. Tutte le attività di pesca che si svolgono sotto costa e quindi non quelle che si fanno in mare aperto sono evidentemente condizionate dagli scarichi fluviali, dagli scarichi umani e quindi basti pensare alle numerose ordinanze emesse in questo periodo da comuni, capitaneria di porto eccetera per limitare il prelievo delle vongole. Questo è un danno per la categoria e quindi chiaramente occorre essere molto più attenti a questo tipo di dinamiche perché c'è un mare che soffre, c'è un ambiente che soffre, ma c'è anche un settore economico che soffre. La pesca si ferma spesso e volentieri, noi invece non ci fermiamo mai perché il tempo è quello tipico di gennaio, quindi siamo al porto di Ortona e le tematiche sono altrettanto numerose. Ne parliamo con un rappresentante importante perché è il presidente della Cogevo, che è un consorzio di gestione vongole, Maurizio Angotti. Io ho detto i problemi sono sempre tanti, secondo me sono sempre troppi. Certamente, i problemi vanno avanti tutti i giorni, ci sono sempre più problemi, più difficoltà nella pesca, specialmente con la piccola pesca o questa delle vongole che abbiamo noi. Il problema più grande è l'inquinamento che oramai non ci dà più tregua e nessuno fa niente. Si fa sempre poco col contagocce e comunque in modo insufficiente. Poco e niente. Adesso se andiamo a Francavilla ci saranno 2-3 mila abitanti. L'ultima analisi che abbiamo fatto nel mese di dicembre, gli asteriti acoli erano molto bassi, però l'estate che Francavilla arriva a 60-70 mila abitanti e gli asteriti acoli arrivano molto alti, i sindaci sono costretti a fermarci la pesca, di come è successo quest'estate, per 2-3 volte sia il comune di Ortona che quello di Francavilla ci hanno chiuso la pesca per gli asteriti acoli molto alti. Sono batteri che vanno nelle vongole, purtroppo la vongola si può mangiare soltanto cotta, ma quando sono molto alti non ci fanno pescare. È la stessissima cosa nella piccola pesca, che essendo l'acqua inquinata il pesce non rimane più nella zona, si allontana molto che le barche della piccola pesca non ci può arrivare. Poi c'è il problema grande dei delfini. La sera vai a scendere le reti, 2-3 mila di reti nuove, alla mattina trovi tutte le reti rotte dei delfini. Maurizio, come si fa a portare avanti appunto una gestione delle vongole? Voi siete diverse cooperative, ci sono altri consorzi, eccetera, e non soltanto qui a Ortona, chiaramente. Però, insomma, per te è un po' una questione assolutamente fondamentale come responsabile, come presidente, gestire una situazione che francamente è diventata problematica anche dal punto di vista proprio della sopravvivenza. Naturalmente, noi andiamo avanti perché siamo ancora tutte barche. Gestione familiare. Conduzione vostra. Chi va padre e figlio. Figli che, tra l'altro, spesso e volentieri dicono basta, io non lo faccio più, addio. Certamente è successo a me. Mio figlio è venuto 6-7 anni per mare con me e in ultimo è dovuto andare a navigare, sta sulle piattaforme, delle cose perché a fine mese non riusciamo più a portare uno stipendio a casa. In un anno, tra i mesi obbligatori di ferma che ci dà il Ministero, un altro mese lo facciamo noi come
è un fermo volontario, riusciamo a fare 6-7 mesi di pesca all'anno, ma sui 7 mesi ogni mese facciamo 6-7 pescate, non è che facciamo 20 pescate, 30 pescate, perché se andiamo a mare più giorni il prodotto ci scende di prezzo. Siamo fortunati che lo Stato ci dà gli sgravi sui contributi, ma se tolgono gli incentivi queste barche rimangono tutte qua attaccate, dobbiamo mettere altre cime e non venire più per mare perché non riusciamo più a pagare nemmeno i contributi. Chi vuole acquistare delle vongole nostrane eccetera, che cosa deve fare? Come regolarsi, perché vista la situazione? Le vongole nostrane basta andare in una pesceria, trovare quelle con l'etichetta azzurra e insacchettato. Quelle sono affidabili, sono mangiabili? Basta trovare il sacchetto con la data, uno lo guarda, non c'è nessun problema. Maurizio, è una vita che fai questo mestiere, tu naturalmente con tutta la tua cricca, le altre cooperative eccetera, anche della piccola pesca e così via. Questa trasformazione risale a quanto tempo? Cioè sono 15, 20 anni, 30 anni, sempre peggio peraltro, e l'altra domanda conclusiva è: cosa bisogna fare, a chi rivolgersi e chi deve muoversi? E da il nuovo comando di Ortona è attivo, molto attivo su questo fronte, certo. Su questo fronte dell'inquinamento, stanno sempre vedendo, controllando i fiumi. Però purtroppo una cosa sola non riescono a fare, ci vuole le ASL, ci vuole un controllo tutti i mesi. Come lo serrato? Un controllo serrato, io con la mia barca sono impegnato tutto l'anno a fare campionamenti delle acque per poter pescare. Io ogni mese faccio 2-3 uscite sia a nord sia a sud di Ortona per controllare le acque, gli esteri di Acoli, se c'è la salmonella. 20 anni fa non era così la situazione, oppure c'erano i primi sintomi che poi hanno portato a deteriorare ulteriormente il tutto? Ma sì, 20 anni fa la situazione era diversa, tu pescavi in un banco di vongole, le lasciavi, andavi da un altro banco, dopo 6-7 mesi tornavi là, trovavi le vongole, proprio una cosa spaventosa. Se lasci per un mese, 2 mesi, un banco di vongole, quante donne le trovi morte? Noi dentro l'anno abbiamo sempre 2-3 morie di vongole, ma al 100%, non che si muore il 20 o il 30. Invece 20 anni fa questo non esisteva, non c'era proprio, le vongole erano sempre belle, sane, invece adesso con l'inquinamento. Dopo noi siamo pure un po' più sfortunati degli altri perché stiamo a sud del fiume Pescara, quello è un mostro del fiume Pescara. Hanno un'altra volta il problema al Pescara che le barche non possono entrare, si sono venute a mettere dentro al porto di Ortona 9 barche, ma non barchette come queste, sono barche di 30 metri e sono molto grandi. I problemi ci sono, ma nessuno si interessa. A noi la regione, quando possono, i dirigenti ci aiutano, non è che non ci aiutano. Ultimamente ci hanno dato un'altra mano ancora. Noi la regione Abruzzo non possiamo dire niente, ci aiuta sempre. Quando possono, ci sono le condizioni per aiutarci, ci aiutano. Maurizio, un altro condizionamento che avete però è legato anche alla commercializzazione delle vongole. È un problema che una volta non c'era. Tutto il prodotto nostro andava in Spagna. Adesso si sono attrezzati anche gli spagnoli a fare la pesca delle vongole. E prima il 100% delle vongole andavano in Spagna, adesso ci andrà il 30%. Però abbiamo il problema di questa commercializzazione, perché ne siamo tante, siamo in tutta la costa adriatica, siamo 780 barche che facciamo la pesca delle vongole. Noi siamo uno dei concivi più piccoli, con 21 imbarcazioni. Siamo. Quindi come potete fare, come dovete fare? Stiamo progettando, stiamo vedendo come fare per sopravvivere, perché sennò non andiamo più avanti. Non c'è la vendita diretta? Non la possiamo fare la vendita diretta, perché il Ministero a noi, come Cogevo, ci ha dato l'opportunità di stabilire i mesi di fermo, i mesi, il quantitativo, il tutto, però la commercializzazione non ce l'ha data. Chiudiamo con una nota positiva, ma cioè almeno questo, qui a Ortona c'è un bando per allungare un braccio del molo. Certamente, il bando è andato già in appalto e fra pochi giorni cominceranno i lavori del molo sud con l'allungamento del braccio del molo sud. E che significa questo? Questo significa che quando ci saranno i tempi da greco levante non entrerà più il mare nel porto e le barche saranno più in sicurezza.
Cepagatti, Vivai del Ponte, una ricchezza, un patrimonio davvero molto singolare, perché stiamo parlando di piante grasse, una perla per la nostra regione ma anche per la nostra nazione. Il dottor Silvano Di Primio è presidente della Coldiretti, ma qui è il titolare di un'azienda che funziona benissimo, perché quando parliamo di oltre 100 dipendenti vuol dire che qualcosa di molto importante, di extranazionale, di europeo, di internazionale. Ho detto tutto io, però, presidente Di Primio. Allora, la prima curiosità è questa: quando è nata l'idea, come è nata e perché questo profondo amore per le piante grasse? Insomma, un mondo molto particolare che comprende più branche di un settore, appunto, che ha a che fare con la natura innanzitutto, con i fiori, con l'ortocultura. Com'è nata questa idea e quanto tempo fa? Chiedendo da anni. Ma sicuramente una serie di circostanze che ti portano a crescere e a crescere e a vivere con le piante. Probabilmente c'è stato un incontro con qualche esemplare che mio padre aveva in casa, in veranda, e da lì poi è nato tutto, anche la mia predisposizione anche al collezionismo ha dato una mano a questa cosa. La passione e la presenza della nostra famiglia in agricoltura poi ha fatto il resto, quindi siamo rimasti in campagna, abbiamo realizzato questa bella attività, certo molto particolare. Noi abbiamo in collezione oltre 800 specie cactus e succulente in catalogo, le riproduciamo sia in forma agamica che da talea, tutto fatto in azienda, ciclo chiuso. Cerchiamo di riuscire a essere i primi, perché questo, secondo il mio punto di vista, è quello che fa differenza con il normale. La prima impressione che si ha è il senso della vastità, della profondità, dell'immensità, perché ce ne sono talmente tante dovunque ti giri e sono peraltro più semi. Allora, spieghiamo meglio cosa vuol dire agamica e talea, così ci capiamo meglio, anche perché è un settore molto tecnico. Le piante, qualsiasi tipo di pianta, può essere propagata o per seme, come magari i cereali, oppure per talea, come magari tantissime piante da fiore. Dipende dalla predisposizione della specie a produrre seme e a far sì che questo seme sia diciamo sia buono per germogliare. Le piante grasse hanno caratteristiche molto differenti, per cui dobbiamo riprodurre, e questo non è facile, riprodurre le condizioni ideali per la propagazione gamica. Questo di solito non è possibile, allora usiamo la forma agamica, cioè avere, come vedete qui, avere delle piante madre, stock di piante madre, da cui noi preleviamo pezzetti di pianta che vengono poi radicati e ricoltivati. Certo, la mia ormai quarantennale esperienza ha portato a selezionare tantissime nuove varietà, tantissime nuovi spot vegetativi nati per caso o da seme o semplicemente per mutazione genetica. Questo grazie all'occhio furbo si è riusciti a tenerli, a propagarli, ad avere quindi una novità. La cosa fondamentale è che i clienti hanno necessità sempre di qualcosa di nuovo, ma non solo in ambito floricolo, ma anche frutticolo, orticolo, c'è sempre la necessità di novità, sia nei sapori che nei colori. E quindi qualsiasi cosa di nuovo è sempre comunque bene accetto, e quello porta ad essere ben apprezzati. È anche uno stimolo in più, ovviamente. Certamente, poi la passione fa il resto. La passione fa il resto, una passione che si è estesa in più aree del vivaio del ponte, perché così si chiama, perché ha a che fare, mi spiegava a microfono spento, col ponte di Villanova, dove nacque questa idea. Noi siamo originari di Chieti, avevamo una piccola azienda a Chieti, poi il caso ha voluto che l'attività diventasse abbastanza grande per quell'area, e allora ci siamo trasferiti qui a Villanova, con la prima
per la prima sede e poi abbiamo rilevato diverse altre aziende, sempre con un'elevata meccanizzazione e tecnologia sulle serre e sugli appezzamenti serricoli, perché questo fa la differenza. L'ortofrutticolturismo è il primo gradino che fa nascere tutte le branche dell'agricoltura. Possiamo fare anche esempi. Nel campo orticolo oggi non è pensabile che l'orticoltore faccia il cosiddetto cassone per propagare, per germinare seme di pomodori o d'altro. C'è comunque un'azienda specializzata, certificata, controllata, che possa fornire qualità certa di materiale propagativo nel giusto momento e nelle giuste quantità. Quindi è impensabile che l'orticoltura possa fare a meno di vivaismo orticolo. Così posso pensare anche alla viticoltura, alla vitivinicoltura, che è la prima branca della nostra regione. Il viticoltore ha necessità delle nuove varietà, ha necessità di nuovi innesti, dei nuovi porti innesti, e questo viene fatto e portato avanti con studi e know-how, vivaismo viticolo. Così possiamo pensare anche alla frutticoltura con le nuove varietà vegetali, le mode nella scelta dei nuovi frutti. Vogliamo parlare del benessere? Floricoltura. Io sono convinto che i nostri telespettatori, se volessero fare jogging, andrebbero in un parco, se volessero leggere un libro preferirebbero andare in un parco. Dove si stabilisce un contatto con la natura. Certo, quindi il benessere delle persone viene aiutato dal verde urbano e non solo. Per cui queste attività sono molto importanti, quindi devono essere tenute a conto chiaramente dai titolari, che certamente devono progredire, ma comunque anche dai nostri governanti, che devono capire, comunque lo hanno capito, che è il primo step per una giusta ed equa crescita, certo. Esatto. Presidente, ma intanto voi lavorate, questo è fondamentale per tenere questo po' di roba, questo ben di Dio, molto con attenzione particolare per la tecnologia, l'ecosostenibilità e così via. Ci tenete in maniera particolare, così ci colleghiamo a quel ragionamento di poco fa. Era l'83, io feci un esame di costruzioni rurali alla facoltà di agraria e inventai la serra solare, a quei tempi quando il gasolio era a 150 lire non aveva senso. La mia prima serra che costruì fu questo tipo. Quindi anche un inventore. Sempre stato sto pallino di avere comunque la natura, rispettare la natura. E oggi in questa serra dove siamo abbiamo un equilibrio energetico. Noi non consumiamo energia, abbiamo pannelli fotovoltaici e quant'altro. Non sprechiamo o tendiamo a zero sullo spreco di fertilizzanti. Noi abbiamo un sistema di irrigazione a flusso riflusso che recupera totalmente l'acqua di concimazione, quindi viene ripresa e riutilizzata per la volta successiva. Nella nuova azienda che abbiamo realizzato addirittura siamo a consumo zero di acqua. Noi recuperiamo le acque piovane, anzi avanzano, per cui non so cosa fare altro, devo inventarmi qualche altra cosa per migliorare ulteriormente. È un po' difficile comunque tutto. C'è questo ancora da fare. Abbiamo sistemato anche delle barre di irrigazione e per trattamenti, che ogni tanto trattamenti antiparassitari che comunque ogni tanto devono essere effettuati, con dei sensori infrarosso che leggono la pianta, cioè la barra si apre e funziona solo in presenza di pianta. Se non c'è pianta non, quindi c'è un consumo notevolmente inferiore di questi pesticidi, che comunque meno ne sono il migliore. Siamo tutti d'accordo, sia quello che ha detto dal punto di vista tecnico e tecnologico, sia il numero pazzesco della varietà di piante, il tutto concorre a rendere questa azienda leader in Italia e tra le prime d'Europa. È giusto dirlo, perché è un orgoglio per la nostra regione.
Certo, noi vendiamo in tutto il mondo oltre 10 milioni di piante, dall'America, in Cina, Giappone, da tutte le parti, e sanno che qui c'è la qualità, c'è l'assortimento, cosa che non nessun altro. E anche noi dobbiamo comunque sempre pensare che in Italia le cose fanno bene, gli olandesi sono i primi, cioè l'ombelico del mondo, le piante vengono dall'Olanda, eccetera, perché loro studiano i fattori esatti per la produzione delle piante. Però nel momento in cui la pianta olandese viene cacciata dalla serra, che è un gioiellino, viene messa in un ambiente poco meno favorevole, questa pianta soffre. Invece le nostre sono tenute molto più, come dire, rustiche, per cui sono molto più apprezzate, perché non hanno perdite nel trapianto, non hanno perdite nella fruizione, nei giardini e quant'altro. Quindi la qualità intrinseca delle piante italiane è notevolmente superiore. Curiosità finali. Una prima, ci sta dietro uno studio incredibile per capire e selezionare tutte queste piante, e soprattutto assiduo, perché la varietà che stuzzica un po', come si dice, l'appetito e anche la curiosità stessa di chi viene a vedere questo popolo di roba. Beh, il problema delle piante grasse è che arrivano e sono originari di zone completamente diverse. Andiamo dalle alte montagne ai deserti più siccitosi, per cui non c'è bibliografia, per cui l'esperienza maturata negli anni porta chiaramente a sbagliare, ma poi ad avere un bagaglio di esperienze che possa avere risultati, insomma. Il problema grosso è quello di coltivare contemporaneamente in uno stesso unico ambiente, con uno stesso tipo di terriccio, centinaia di specie diverse provenienti da tanti paesi. Questa è chiaramente la sfida che noi abbiamo fatto e siamo riusciti a vincere. L'ultima invece è una curiosità di natura estetica. In genere uno preferisce vedere magari una serra con dei fiori bellissimi, appariscenti e così via. La pianta grassa non dà questa impressione, però poi all'improvviso ti mette fuori dei fiori che nessuno immagina e comunque ha delle caratteristiche molto diverse. Sembrano piante insignificanti e invece sono un capolavoro. E ha sbagliato periodo, doveva venire ad aprile, marzo-aprile, dove c'è la fioritura. Vedrebbe spettacoli di fioriture di qualsiasi tipo di colore, dal nero al bianco al rosa al giallo, e anche in periodi diversi. Ci sono per esempio delle piante provenienti dall'emisfero sud, fioriscono a ottobre per esempio. Ci sono le pietre viventi, che sicuramente i telespettatori conosceranno, fioriscono a ottobre perché lì è primavera a ottobre. Ma sono fioriture diverse rispetto a quella al fiore tradizionale, diciamo così, che uno non si aspetta nemmeno, e forse anche per questo motivo diventano più belle e più apprezzabili. Anche se sono effimere, durano molto poco, però sono fantastiche. Vitamina C, ma anche E, potassio, rame, ferro. Riduce la presenza dello zucchero nel sangue e, pensate, mette persino di buon umore. Polpa verde smeraldo, dalla Cina senza furore, 700 anni fa. Poi, grazie a missionari, in Nuova Zelanda. Da rampicante ornamentale, la metamorfosi in magnifico frutto. Da uva spina cinese a, per onorare l'uccello simbolo neozelandese, kiwi. Il soprannominato oro verde, che si raccoglie tra settembre, meglio ottobre e novembre, ha sfondato in Italia, tra i maggiori produttori internazionali, un patrimonio di più regioni. In particolare, ma non solo, nell'Agro Pontino, Cisterna di Latina e dintorni, o in Lucania. Da noi, area Santa Polinare, San Vito nel Chietino e poi qui e là, ancora poca roba, ma un pensierino andrebbe fatto. Gustosissimo, non è facile da capire sia per sapore che per maturazione. La cosiddetta actinidia, spesso quella deliziosa della varietà Hayward, vuole molta acqua. Rende accattivante col suo colore brillante una ricca Macedonia, ma va bene in ogni caso. Anche protettivo contro sintomi influenzali, è certo un frutto da tenere a portata di gola.